diverso. Sai que abbiamo entrato pouco a pouco em uma profundidade, em questo livro, que não so, chissà in quello incontro della donna farfalla era um pouco più leggero, no? Però dopo ogni racconto un poco più forte, un poco più profondo, anche c'è un peso, no? Fino a questo di oggi. E così, e questo è un incontro sorprendente, no? Perché la prima volta che ho visto questo capitolo, ho detto, non è possibile che lei sta raccontando questo, no? Perché eravamo in una profondità, eravamo in una cosa che è una sofferenza. Ogni personaggio, uno ha perso i piedi, altro ha perso la pelle, altro ha perso i figli, no? Era tutta una tristezza, una cosa molto forte, una cosa di dolore, di guardare la ombra, guardare le cose difficili, superare tante difficoltà, no? E per fare nascere questa donna selvaggia. E arriva questo, no? Arriva questo capitolo che sembra che è altro libro, no? Che proprio va a parlare di una. Il titolo parla di una sessualità, no? Però che sessualità è questa, no? È un po' diverso di quello che possiamo pensare. Sì, io leggo questo titolo, Il calore recupero della sacralità nella sessualità. Posso pensare in una cosa molto seria, delle idee, no? E lei va a fare tutta una referenza alla risa, la risa come il centro di una sessualità libera e di una spontaneità. E così lei collega la spontaneità, la capacità di ridere, di godere la vita come il centro della sessualità. E così la sessualità non significa esattamente avere rapporti sessuali, però sì godere, sfruttare della gioia di vivere, dell'allegria di vivere. E così lei utilizza molto in questo capitolo. Io non so come si dice in italiano questa parola, e in portoghese è piada, però certamente non è questo. In spagnolo è sciste, Scherzo, no, no, scherzo, scherzo. scherzo. Grazie, Andreina. Il scherzo, no? Lei va a basare tutto nel scherzo. E così un po' un scherzo saudabile, no? Che non c'è da avere con l'umiliazione, non è il bullying, ok? È il scherzo proprio, la capacità di fare scherzi piccanti, scherzi che c'è un contenuto sessuale e giocare con questo. E così la sessualità passa a non avere una connotazione seria. Passa a avere una connotazione di gioco. E lei fa un racconto che è un poco nel mezzo del capitolo, però io volevo portare qua, in questo momento, che è proprio un racconto di alcune donne che vivevano in questo paese, Ruanda, ok? Ruanda, che è un paese d'Africa, no? E oggi proprio stavo un poco pesquisando rispetto di Ruanda, perché loro erano stati una colonia europea, però non sapevo di che paese. E così loro erano stati di Germania e dopo nella seconda guerra, dopo il finire la seconda guerra, loro erano colonia di Belgica. E così loro aveva in un punto una tribù che aveva persone come queste che c'è nella fotografia, queste persone che erano nudi e loro non erano molto confortabili con i suoi
la sua nudità, ma aveva una connotazione morale con la nudità. E gli europei in genere, no? Hanno tutta una moralità che c'è da avere con il cattolicesimo, così la nudità è vista non come una cosa positiva. E così in questa colonia aveva vicino a una base militare, aveva una tribù, e una tribù che erano tutti nudi. E il comandante di questa base doveva ricevere un generale. E lui era un poco in vergogna, c'era vergogna di avere questa tribù, no? Queste persone che lui era responsabile, tutti nudi. E così dice, guarda, chi passerà nella strada vicino alla tribù, il generale in sua macchina, che era un jeep, e così passerà e mi piacerebbe che tutta la tribù sia, specialmente le donne della tribù, siano proprio in strada per salutare questo generale. Però non possono essere nudi. Per piacere, lui ha chiesto questo per il capo della tribù. E ha detto, guarda, chiede alle donne per vestirsi per quando passa il generale, ok? Perché non va bene per me e per voi le donne nudi. Non è una cosa bella, no? Lui pensava così, ha detto, chiesto per il capo. E così lui ha inviato tanti vestiti per le donne, no? Erano così, camicia e gonna. E le donne hanno piaciuto tanto le gonne, però non gli è piaciuto le camicie. E così loro hanno messo le gonne e i seni erano nudi. E il comandante della base ha detto, guarda che io ti prego soltanto questa mezza ora che passerà questo generale per chiedere alle donne non fare vedere i seni, per piacere, chiede a loro di non fare vedere i seni. E il capo ha parlato con le donne e loro hanno detto, sì, non c'è problema, lui non vedrà i nostri seni. E così erano nel giorno, no? Erano questa fila di donne accanto della strada dove passava questo generale. Però già non c'era più soluzione, erano tutti seni nudi, con la gonna e i seni nudi. E così passava il generale, loro alzavano le gonne e facevano non vedere i seni e facevano vedere i genitali. E così comincia questa storia. È un poco questo erotismo come una celebrazione della vita, no? Non portare a serio le cose, stare un poco in questa dimensione, no? di bene, giocare con le cose, e la sessualità e l'erotismo come un grande gioco. E possiamo pensare, che Eros, l'erotico, Eros è proprio un bambino, prima di tutto, no? E così, quando eravamo bambini, noi avevamo tanto piacere nella vita, no? Piacere anche con le cose sessuali, no? E così la sessualità per il bambino non è guardata della stessa forma che un adulto guarda, no? E così la sessualità per un bambino può essere anche una scoperta. E così i bambini piccoli sono molto curiosi a rispetto della nudità degli altri, no? E la differenza fra bambino e bambine, perché uno
c'è il genitale diverso dell'altro. E i bambini vivono questo non come un pregiudizio, però vedono questo come una gioia, un gioco, una curiosità, una cosa magica, ok? E il problema principale è che gli adulti è che vedono questo con pregiudizio. E tante volte gli adulti mettono i suoi pregiudizi sopra i bambini e vedono, perché la malizia, il vedere la sessualità come un qualcosa che io posso rubare dell'altro, no? Questo è qualcosa che c'è molto da avere con la dimensione adulta della sessualità. Non è che l'adulto la viva così sempre, però l'adulto con pregiudizio con la sessualità molte volte la vive così e anche deposita questo sulle bambine, i bambini anche. No? E così è come... Tutte quelle cose che sono traumatiche con la sessualità c'è molto da avere con questo pregiudizio. E dopo, il bambino che c'è l'adulto che c'è un pregiudizio nella sessualità, molte volte ha perso la sua innocenza in rapporto con un adulto che vedeva il suo gioco e la sua gioia di vivere di una dimensione piena di pregiudizio. E così fa arrivare a questo bambino un sentimento di colpa, una responsabilità. E così questo sta nella dimensione della punizione e anche dell'abuso, ok? Che sono cose molto traumatiche. Però il bambino si è preservato, se possiamo vivere questa infanzia della sessualità come una gioia, l'adulto avrà una gioia anche nella sessualità adulta e non perderà la capacità di vivere la sessualità come un grande gioco, una grande allegria, una grande comunione. E così, dentro della questione dello scherzo, no? Lo scherzo è un grande gioco, no? E io torno a dire che questo scherzo che lei parla, è un poco di guardare la sessualità con questo, un poco di come un sapore speciale, eh? Quando possiamo condimentare la vita, ok? Portare un condimento a una cosa banale, una cosa che è presente nella nostra vita, però tante volte portiamo tanta colpa, tanta vergogna, vediamo come una cosa tanto sporca che questo ti fa allontanare della gioia che è vivere la sessualità. E così una delle cose che lo scherzo ti aiuta è perdere la vergogna. E così lei nel capitolo racconta tanto di questi scherzi che lei viveva nella infanzia, che le donne tutto si riunivano per parlare questi scherzi sessuali, molto un poco vulgare, ok? Contattare con la vulgarità senza essere come per umiliare le persone, per contattare con una certa vulgarità nel senso di perdere la vergogna, di superare la vergogna, di parlare e di vivere la sessualità. E così lei dice che tutto il nostro corpo c'è come una tensione sensoriale, no? E i muscoli, la pelle,
il maxillare, gli occhi, e che la risa c'è questa capacità di muovere queste tensioni, no? E così questi momenti di stare riuniti e raccontare queste cose piccanti e distensionare, no? E rilassare, però questi rilassare con le risate sono anche una forma di tensionare più sensibile, né? Nel senso non di anestesiare, però sì di portare più vita alla corporeità. E così lei porta la sessualità non come la genitalità, ok? Noi in nostra cultura vediamo molto, facciamo come un riassunto della sessualità, no? La sessualità è l'atto sessuale, è il rapporto sessuale, è fare amore, è questo la sessualità. E possiamo vedere che sì, è fare amore, però è fare l'amore con la vita, è stare in un stato di amore, no? È un stato di allegria, di gioia, di discontrazione, di proprio giocare con le cose che sono serissime, che la cultura pensa che è super serio, che noi dobbiamo essere comportati, dobbiamo avere dignità, dobbiamo avere, guarda, non avere nessuna volgarità, ok? E lei viene con questo capitolo dicendo no, potete entrare nella volgarità per scherzo, eh? Per rilassare, non deve avere paura della volgarità, eh? Non deve essere una dama della società, ok? Sempre giusta, sempre corretta, sempre bene con belli vestiti, sempre con molta dignità. No, può essere chi tu vuoi essere, no? Se questo ti porta a non stare dentro degli stereotipi sociali, va benissimo. Può essere chi tu vuole. E così la sessualità è molto simile a quello che Rolando ci parlava anche, no? La sessualità, prima di tutto, certo che ti porta ad avere rapporti sessuali, e i rapporti sessuali sono meravigliosi e pieni di piacere, però se tu non c'è piacere di vivere, il rapporto sessuale perde molto, ok? E così la sessualità vista come il piacere di vivere è portare la sessualità a ogni momento della tua vita, e poter godere di ogni momento della tua vita. Se tu riesci a godere di tante cose belle della tua vita, è certo che nel rapporto sessuale anche tu vai a godere molto, molto di più di che altre forme. E così la sessualità è anche la celebrazione, eh? È una grande celebrazione di stare insieme alle persone, ok? E così quando siamo insieme abbiamo divertimento, abbiamo discontrazione, non dobbiamo corrispondere a un ruolo sociale, possiamo essere chi siamo noi, è pieno di sessualità. Questa è la propria sessualità. E le invita basicamente a una irreverenza, a proprio uscire un poco di quelli che sono i standard, quello che sono i schemi sociali già che sono piccole scatole dove dobbiamo entrare, per essere creativi con quello che parliamo,
con quello che è la nostra immagine, con quello che è il nostro comportamento. Poter essere sorprendenti con noi stessi e sorprendenti con gli altri. Non è che facciamo questo apposta di essere sorprendenti, no? Perché quando proviamo di essere sorprendenti, proviamo di essere seduttori, proviamo di essere creativi, in genere entriamo in quello stereotipo di quello che pensiamo che è questo. Però lei sta invitando prima di tutto a una spontaneità. E la spontaneità, che è la spontaneità dei bambini, che è quello, di quello bambino che è vivo dentro di noi ancora, e questo ti porta immediatamente alla irreverenza. Né? Alla irreverenza è proprio anche non svegliare soltanto il bambino, però svegliare anche l'adolescente, né? Che vuoi fare diverso, che vuoi scoprire la propria corporeità, che vuoi scoprire come creare a partire di questa corporeità, che vuoi dire cose che sono curiose, che sono divertenti. E così qua abbiamo il scherzo come un qualcosa che ti porta all'accesso alla innocenza. Qua io, sempre quando parlo innocenza, mi piace un poco chiamare l'attenzione di questo, che innocenza, e già ho parlato questo in altri incontri, però sempre mi piace parlare quando io parlo di innocenza, che non vuol dire essere ingenuo, ok? Non vuol dire credere in tutto che mi dicono, non vuol dire che possono mi manipolare. Entrare nella innocenza, ragazzi, c'è una cosa aperta, un microfono aperto. Entrare nella innocenza è proprio godere della vita, è guardare le cose senza tanto pregiudizio, non formattare il nostro comportamento, la nostra presenza, no? Non formattare conforme quello che immaginiamo che il mezzo ti chiede, però sì, lasciare la spontaneità, lasciare il divertimento, lasciare venire il divertimento, la gioia di vivere, la spontaneità, il giocare con la vita, senza preoccuparsi tanto con quello che gli altri vanno a parlare. E così arriva un punto che lei racconta un'altra storia che della mitologia greca, che è la storia di Demetra e Persefone, però racconta di un altro punto di vista. La mitologia greca c'è tante forme di essere raccontata e tante versioni, no? E certamente voi dovete conoscere la storia di Demetra e Persefone, no? Che è la storia di questa madre e figlia, che erano molto attaccati, no? Molto vicini, e un giorno la Persefone, né? Persefone, che era figlia di Demetra, che era una donna molto bella, molto interessante, no? Però molto giovane e ingenua, ok? Qua non era innocente, però ingenua, certamente era innocente anche, però molto ingenua, no? E la ingenuità è sempre chiama l'attenzione dei predatori, no? Non è la innocenza che chiama l'attenzione dei predatori, è la ingenuità, ok? Perché gli ingenui possono essere manipolati. E così lei era proprio raccogliendo fiori. È curioso che i fiori che lei raccoglieva erano i narcisi. È proprio nell'incosta del vulcano Etna e raccoglieva i fiori. E a un certo punto si apre la terra e di dentro viene il dio Hades e li toma e li porta per i inferi. E chiude la terra, no? Perché Hades voleva una sposa. E lei era proprio lei, lui voleva tanto che lei andasse con lui, no?
Bene, c'è tutta la storia di Persefone dentro dell'Hades che non racconterò adesso, no? Il fatto è che la sua mamma percepisce che lei non ritorna e comincia a avere una disconfiare di che lei è stata uscita con qualcosa accaduto con lei. E comincia a camminare per tutta la terra a cercarla. Però Demetra è una dea molto importante nella mitologia greca perché lei è proprio la grande madre, no? Lei è la dea della fertilità. Se lei non è felice, non nasce nulla. Non viene i bambini, non nascono i bambini, non nasce il trigo, non nasce i fiori, non c'è frutti. Non c'è da mangiare, basicamente, le pecore non nascono, no? Nulla nasce. No? E lei era assolutamente infelice, cercando la sua figlia, che non appariva mai. E a un certo punto, lei è disperata e arriva a un villaggio dove c'è un pozzo. E lei si siede proprio in questo pozzo e comincia a urlare dicendo che nessuno più sarà felice nella faccia della terra se lei non incontra Persefone, perché era proprio bruttissimo la forma come lei si sentiva, no? Era mortificata. E così era lì piangendo e urlando quando apparisce una donna, però una donna molto strana, no? Perché era una donna così che non c'era la parte di sopra del corpo, no? Era come le gambe, la pelvis e le tette. Nelle tette avevano gli occhi, dove i mammili erano gli occhi e nella vulva la bocca, nel genitale la bocca. E così lei, questa donna, no? Che era una dea molto antica, che si chiama Baubu, lei veniva danzando, veniva muovendo la pelvis e faceva con la bocca genitale come un piccolo bico. Non so come si dice in italiano questo, muoveva la bocca, faceva che baciava e raccontava storie così, faceva scherzi con super piccante, diceva cose assurde. E poco a poco Demeter, che era in sofferenza, comincia a non sopportare più quello e comincia a ridere, a ridere, a ridere molto. Bene, si dice che dopo questo lei è riuscita a riavere la sua figlia. E così che Baubo ha cambiato la struttura interna di sofferenza di Demetra, di forma che lei si è aperto per un mondo di possibilità che ha fatto lei potere cambiare lo stato di anima per rincontrare la sua figlia. Bene, come lei ha fatto questo, adesso non ci interessa, perché ci interessa proprio Baubo e questa apparizione magica, che è questo che è proprio del nostro capitolo, no? E così, quando siamo proprio in questa cosa della risa, della gioia di vivere, di non entrare in nessuno standard, in nessuno stereotipo di comportamento, di come dobbiamo presentarsi nel mondo, quando possiamo proprio ridere e fare scherzi di tutto che c'è intorno da noi. E così siamo in questa dea che è Baubu. E Baubu è una dea molto antica, molto molto antica, che probabilmente c'è da avere con queste idee molto primordiali, qua
abbiamo due Venus, di Venere, di Willdorf e altra di Lausen, non so se sia così che si dice, che sono queste, che sono le prime rappresentazioni di divinità femminile, e che hanno queste forme, che sono tette grandi, i genitali sono apparenti, è incinta, ok? Che sono le prime rappresentazioni della grande madre. E così, in questo senso, possiamo un poco, come che Balbo è una rimanescente di questa epoca molto primitiva, e attraverso lei possiamo ritrovare un poco come era la nostra sessualità originaria, prima della cultura, prima del patriarcato, dove le persone probabilmente avevano molto più gioia di godere della vita, no? Molto più, meno repressione, meno condizionamento del comportamento. E così, quando siamo nella dimensione di Balbo, siamo proprio in questa irreverenza, e possiamo risgatare il potere della risata, il potere trasformatore della risata. Così, siamo in una sofferenza, e la risata ti fa un'alchimia. Quando cominciamo a ridere, non forzando il riso, però proprio ridere perché c'è una motivazione per ridere, che non deve essere nulla di serio, una cosa, un scherzo proprio, cambia il nostro stato di animo. E possiamo vedere questi spazi, che era una cosa che Clarissa ha chiamato molta attenzione, no? Perché lei parlava che nella sua infanzia le donne si riunivano per fare questi scherzi, e che aveva il gruppo di uomini che faceva questi scherzi anche, no? E così che io credo che, dovuto la difficoltà che abbiamo nella nostra cultura di comportamento, di quello che è essere un uomo, quello che deve essere una donna, e tutto che si aspetta di un uomo e una donna, tante volte è molto difficile fare questi scherzi quando esiste uomo e donne insieme. Per questo lei si ricorda proprio di questi gruppi di donne, che erano le sue zie, che raccontavano questi scherzi super piccanti, super sessuali, e ridevano, 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 e lei si ricorda proprio che gli uomini facevano qualcosa di semigliante, no? E così questo mi fa venire molto la questione della complicità di genere, no? Che tante volte, quando siamo in gruppi soltanto di donne o soltanto di uomini, c'è una complicità diversa. Qua che siamo in un gruppo che è misto, no? Vediamo anche, abbiamo visto proprio cose molto belle, quando riusciamo a avere complicità generale. Però in genere nella nostra cultura c'è i gruppi che sono mischiati, tante volte hanno più pregiudizi, perché le persone si sentono più giudicate. E bene, abbiamo qua una fortuna di avere questo gruppo misto qua da noi, dove mi sembra che abbiamo tanta, tanta complicità. Però chissà, per i lavori iniziali, no? Dove le persone non sono tanto lavorate, e questi riunire in lo stesso genere aiuta a svolgere la complicità. E così venire con la risata come una cura, un sanare, un curare, le nostre ferite, che come un balsamo che fa
chiudere tutte le cose che sono aperte, fa proprio un effetto di balsamo. E l'invito è non ridere soltanto con la bocca, però ridere con tutto il corpo, quando c'è un movimento di tutto il corpo nella risata. Perché così si allenta le tensioni, però quando si ride, si allenta le tensioni, però la risata viene senza avere un obiettivo di allentare la tensione. È una cosa spontanea. Dobbiamo stare aperto. La risata è come un poco in un stato di transe anche, no? Se vogliamo entrare in transe, non si entra in transe perché vogliamo entrare in transe. E la risata, quando è spontanea, c'è questo sapore che è molto diverso se io forzo la risata. Sono cose diverse. Però il principio basico, no? E qua è molto importante sottolineare questo, no? La risata, questo scherzo non può essere collegato all'umiliazione, per esempio, un scherzo che c'è una cosa di razziale o una cosa che di genere, o una cosa di umiliazione di un'altra persona, no? E questo non va bene, ok? E lo scherzo deve, per essere bello proprio e vitale, non deve essere basato nell'umiliazione dell'altro. E così lei porta la questione dell'obsceno come una cosa di sacralità. E così quando vediamo Balbo è proprio questo, no? È questo genitale, queste tette che ridono e che giocano e che dicono cose e senza una restrizione. E così questa dea ci porta la sacralità dell'obsceno. E così anche poter vedere che le risate sono collegate non alla perfezione, però proprio a quello che è diverso, che è a quello che non è aspettato. E così quando vogliamo tanto essere perfetto, tante volte siamo molto lontano dalle risate. E che il principio per avere questa gioia, questa capacità di godere è proprio la imperfezione, poter accettare e ricevere la imperfezione.